E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata, qui come sempre Mario che vi parla, ed oggi ho il piacere e l'onore di intervistare, ad avere qui con me, il pallavolista Massimo Colaci. Ciao Massimo, come stai? Ciao, ciao. Bene, benissimo, grazie. Dopo una vittoria si sta molto bene. Bene, per prima cosa oserei chiederti com'è che è nata questa tua passione per la pallavolo, ossia quando è scattata la scintilla e Massimo ha detto io nella vita forse voglio fare il pallavolista. Guarda, in realtà a casa mia si è sempre respirata pallavolo perché mio papà fin da piccolino ha giocato, poi ha allenato, ha fatto il dirigente, tutti i suoi amici hanno sempre giocato, allenato a pallavolo, quindi per me è stato facile poi scegliere questo sport. È vero che proprio da piccolino, quando avevo 9-10 anni, guardavo, seguivo molto il calcio, ho anche giocato un paio d'anni, ma diciamo appena ho iniziato a giocare a pallavolo poi non ho più avuto dubbi, ecco, ho iniziato quando avevo 10 anni, quindi ormai sono 24 anni di pallavolo, ecco, quindi è nato un po' tutto così. Ecco, 24 anni di pallavolo, 24 anni di grandissima carriera. A questo punto ti chiederei un consiglio da dare a un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi oggi al mondo della pallavolo. Ah, questa è una bella domanda. Io sono sempre stato uno molto ambizioso. Fin da piccolino, fin da quando avevo 15-16 anni, no? Erano i miei primi anni comunque di pallavolo, ho sempre desiderato tanto arrivare a giocare in Serie A e in Nazionale. Io guardavo quello che era il mio idolo, Mirko Corsano, che poi è del mio stesso paese, lo guardavo giocare già in Serie A, poi in Nazionale, e dicevo io voglio arrivare lì. Quindi mi sono messo lì, ho lavorato, lavorato e lavorato. E quindi questo è solo il consiglio che posso dare, diciamo, a un ragazzo più giovane, quello di veramente di lavorare, perché solo il lavoro può dare i frutti, e di avere ben chiaro in mente quali siano gli obiettivi e non smettere mai di lavorare per raggiungerli. Bene, in questa tua grandissima carriera sicuramente ci sono stati momenti brutti e momenti belli, ma qual è il momento Certo. più bello che ti è rimasto nel cuore che tu possa ricordare? Di momenti, io fortunatamente di momenti belli ne ho vissuti tanti, no? Perché ho avuto modo di vincere tanto, ma ci sono alcuni trofei che porto con me, li porterò per sempre. Per esempio, lo scudetto qui a Perugia è stato un qualcosa di eccezionale perché tutta la piazza, no, lo aspettava da anni ed è stata una festa incredibile. Così come il mio primo scudetto a Trento è stata per me un'emozione fantastica perché io ho sempre sognato di vincere uno scudetto e poi, insomma, quando ce l'ho fatta è stata una gioia incredibile. Per quanto riguarda la nazionale, direi che l'Olimpiade è stato il top. E forse coincide anche con la grande delusione, no? Perché poi abbiamo perso la finale, ma comunque Già. avere il piacere, l'onore, ecco, di difendere la propria nazione alle Olimpiadi è fantastico, anche difficile da descrivere. Sicuramente avete portato alta la bandiera dell'Italia, poi perdere fa parte del gioco, ecco, quindi Sì. bisogna accettare le vittorie come bisogna accettare anche le sconfitte. Assolutamente sì, bisogna saper perdere, no? Si dice così, è dura a volte, però è Esatto. così, perché quando poi giochi le finali, giochi contro squadre forti come te, a volte più di te, e quindi se tu dai il massimo in campo, poi devi anche riconoscere il merito dell'avversario. Io cerco di farlo sempre, ripeto, è difficile, perché quando sei lì vedi Certo. l'avversario festeggiare non è una cosa semplicissima, però ecco, bisogna sempre dar merito all'avversario. Quando fa qualcosa di più di te, quando merita di alzare il trofeo, bisogna riconoscerlo. Certo, assolutamente. Bene, come dicevi, adesso ti trovi a Perugia, sicuramente in una società di altissimo livello, sia in campo nazionale che internazionale. Come ti trovi in questa società? Sì, io sono veramente, veramente felice di essere qui, mi trovo benissimo perché sento
tanto affetto da parte di tutti, da parte dei tifosi, dei miei compagni di squadra, della società. È una società che mi ha fatto, che mi fa sentire importante, e questa è una cosa fondamentale per qualsiasi giocatore. Io veramente vivo qui ormai da 3 anni, sto bene con la mia famiglia, ho già tanti amici, quindi veramente, veramente bello. E poi è un posto bellissimo dove giocare, perché c'è un grande seguito, c'è grande entusiasmo, il nostro palazzetto è un qualcosa di eccezionale, veramente c'è, è da brividi quando, no, senti tanti tifosi esultare, gridare con te, è un qualcosa veramente di speciale. Bene, per ultimo, e poi ti lascio perché sappiamo che avrai allenamento a breve, sì. Ti chiedo, quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera da pallavolista? Guarda, di sicuro vorrei vincere una medaglia d'oro con la nazionale, perché mi manca, siamo andati vicini alcune volte, ma abbiamo vinto degli argenti, dei bronzi, ma l'oro manca. E secondo me vincere veramente un trofeo importante con la propria nazionale deve essere il top per qualsiasi sportivo. E per quanto riguarda il club, invece, mi piacerebbe rivincere la Champions League, perché ormai l'ho vinta quasi 10 anni fa e mi manca, insomma, mi piacerebbe riuscire ad alzare al cielo di nuovo quel trofeo, e poi vabbè, adesso non voglio esagerare, ma lo scudetto per me è sempre qualcosa di particolare, quindi insomma spero di ancora, ecco, di poter diventare campione d'Italia. Ecco, dai, allora, so che sono tanti, ma ecco, ci proviamo, lavoriamo per questo. Va bene, allora noi incrociamo le dita, ti auguro che tutti questi tuoi sogni possano realizzarsi, ti mando un grande abbraccio e grazie. Ti ringrazio veramente di cuore per la disponibilità data, e ringraziamo grazie anche la società della Tier Safety Perugia per averci dato la possibilità di averti qui con noi. Grazie ancora, grazie, e allora grazie a te, buon allenamento. Grazie, grazie. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.